sembra strano, ma io sono stato un grande ammiratore di Papa Luciani, perché la semplicità con la quale lui fu insediato quel giorno, da quando fu eletto, perché si affacciò alla finestra appena eletto, tutti ci aspettavamo un grande discorso meraviglioso, e lui con semplicità disse: ieri sera non avrei mai pensato che oggi sarei stato qui come il padre della Chiesa. È una cosa che mi è rimasta impressa. Mi è venuto in mente venendo al Teatro Giordano. Non avrei mai pensato che un giorno in questo teatro, nel quale io entravo con la scopola, perché il proprietario era amico di famiglia e quindi io avevo l'autorizzazione di entrare con la scopola, mi dava una scopola e mi faceva entra in Foggiano, mi ricordo si chiamava Don Medoro Pecorella, che per tanti anni ha animato questo teatro. Non avrei mai pensato che un giorno sarei venuto qui a parlare della mia città, a parlare di Foggia, a parlare. Quindi è un ricordo sentimentale molto bello. Il governatore non conosceva questa meravigliosa sala, questa ricostruzione del Teatro Giordano, che è una delle anime musicali di Foggia. Ma però dell'anima musicale di Foggia, anche poi tecnicamente di chi verrà, ma dell'anima musicale di Foggia, in particolare di Foggia Jazz, perché io l'ho vissuta per anzianità e tutta quanta l'epopea da quando c'erano gli americani a Foggia. Poi la racconterò. Anticipo che in occasione del Medimex faremo anche un incontro al Teatro Giordano, credo nel palco, però proprio nel teatro, in cui racconterò alcune cose del jazz a Foggia, che sono molto pittoresche, perché c'erano gli americani nel palazzo di fronte a casa mia che suonavano, c'era il circolo ufficiale, quindi tutte le sere c'era musica americana, importantissima, perché naturalmente venivano, c'era l'aeroporto, quindi gli americani qui sono stati importantissimi. Poi c'era la vita dei jazzisti dei primi tempi. E naturalmente devo ricordare i miei maestri che sono stati, quando abbiamo fondato il Jazz College, con Roberto Tedesco, il papà di Gegè, che con me sopravvissuto a quella generazione straordinaria.